Buongiornissimo a tutti e siamo finalmente arrivati in un posto molto speciale, perché questa è a tutti gli effetti la prima trasferta ufficiale di questo canale e andiamo a fare una cosa molto particolare. Siamo a Terni adesso, una cittadina un po' più distante da Roma, un'oretta di treno. Vi presento subito però le persone con cui andrò a fare questa cosa molto particolare che ci dettaglieranno un po'. Mi scusi, signore. Ah, buongiorno. Amore, ciao. Hai preso gusto a compagnia in questo programma? Molto, 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 mi diverto tantissimo. Direi che aveva una gioia vedere sempre per me. E abbiamo vicino però... Lei è una strega molto bella e deliziosa, sai? Brava, esatto, siamo un bel ragazzo e una bella ragazza, quindi finalmente gli italiani sono belle persone, si possono chiamare così. Presentati. Ciao. Chiara, oggi andremo a caccia di asparagi. A caccia di asparagi? Cosa sono gli asparagi? Una pianta che si mangia. Si porta bene. Si ritrovi. Sì. Sono facili da trovare. Perfetto, perfetto. Cioè, almeno voi li mangerete. Ecco, quindi già ti togli dal gruppo. Sì. Vediamo un po' se li troviamo prima. Visto che sei l'unico che effettivamente la porto ancora nel cuore, sarà stupendo. Quindi di questo bello piantone di asparagi, tanti occhi indiscreti che ci guardavano perché eravamo appunto stranieri che andavano a rubare i loro asparagi. E inizialmente il fatto era capire cos'era un asparago e come trovarlo principalmente, come riconoscerlo, come sono fatti e come si prende poi per, come si cacciano. Tommaso mi ha anche dato gentilmente il bastone che sembra che fai selfie al tavolo, fai selfie per tagliare, prende... figo. È molto figo, sì, credo che era poco utile perché non riuscivo a tagliarlo. Probabilmente anche i bastoni per i selfie in realtà sono bastoni per prendere molto riciclati per fare i selfie. Niente, poi fino a ho capito il meccanismo e anche il fatto che avremmo trovati molto pochi quel giorno. Dei paesaggi, anche se non cambia molto da Sette Bagni a Roma, però veramente spero che ammira questa fantastica, esatto, canna da pesca. Che cos'è questo coso? È una canna da pesca. Cioè, Terni non è nemmeno la faccia dal mare, o sbaglio? Esatto. Non chiedermi il motivo. Cioè, faccio un bel commento riguardo a questo cane. Si avanza. Bellissimo. Siamo arrivati a destinazione. Ci stiamo godendo questo momento idilliaco. Gabriele, tu che sei più dura invece. Stai concedendo. Ma davanti a un cucciolo così è difficile. Questa cucciola si chiama Mirri. Un bellissimo nome, ha 8 anni. Sta muovendo per il braccio di Gabriele, quello che vorrebbero fare tutte le donne, sì, capito. Però, invece Gabriele no, si concede solamente a me, cioè, e lì invece abbiamo Chiara che si sta distruggendo con un gatto che ha visto la telecamera e sta aspettando. Buono il kiwi, ottimo, offerto gentilmente da Tommaso che ancora non si è fatto vedere, però quindi eccolo il mio sensei. Chi è che lei effettivamente il piano di oggi? Allora, il piano di oggi è questo: andiamo a raccogliere gli asparagi che qui da queste parti e poi cuciniamo gli asparagi per pranzo, vediamo in base a quanti ci troviamo che ci esce fuori, perché probabilmente sarà un assaggio o potrebbe essere un pranzo ancora di meno. Dipende, è chiaro, è contento se ne troviamo pochi. Non gli piacciono gli asparagi. Siamo finalmente pronti, fuori occasione per questa uscita, perché sono, sì, cioè non mi si può vedere,
Sì, sì, invece Gabriele è bellissimo, come al solito. È armato. Esatto, è armato di un minaccioso bastone per togliere gli asparagi. Quindi adesso andiamo a caccia e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, direi. Vediamo un po', dai. Quando gusta, tutti li ha fatti inquadrare le camere. No, io guardo esatto. Gli uccelli. Hai tipo fatto la tua parte, quindi ti senti soddisfatto. Ci stiamo dando dentro qua, ma io però non ho fatto assolutamente niente. Sono tu mangerai, Davide. Io mangerò e basta. Quindi sono un cattivo italiano. Che è studiare? Ho girato per un quarto d'ora. Sì. Ho fatto un video di un quarto d'ora di tutti che raccoglievano gli asparagi. Di Davide, di Gabriele, di Tommaso, tutte tutti le tutti. Inquadrature panoramiche, i fiori, i ma non è rimasto niente. È molto bello. Niente di niente. C'è qualcosa di più triste dell'espressione di questa ragazza che adesso vedete zoomata in maniera fantastica. Altro che bambini dell'Africa, signori. Che brutta vita. Mamma mia, veramente. Scusiamo. Vediamo un po', si dice spezzano. Dice che l'ultima parte quando io questa? No, questa è qua. Ah, ok. Partiamo da questa. Non si lavano. Ah. E voi? Voglia. Tutto? Ah, avevamo anche in forza. Abbiamo in forza. Allora sì che si ragiona. Allora sì. Erano preparati, diciamo. Un piccolo trucchetto. Giustamente questi ruoli un po' stereotipati degli uomini che lavorano e le donne che si occupano della cucina. Esatto, quindi veramente una cosa tristissima. Oggi
di Gabriele ha fatto molte occasioni per farsi notare. Non sarà una puntata gabrielosa, perché lo faccio. Chiara, insomma? Ci rivediamo fra un paio d'ore. Io mi avviso. Ci siamo in Gabriele, ci stiamo addormentando perché dopo aver mangiato una pasta qui, tra l'altro abbiamo fatto tutta la preparazione ma non abbiamo filmato, quindi Gabriele, descrivi un po' che pasta abbiamo mangiato magari per farglielo capire. Le trofie a... agli asparti, buonissima. Oh, buonissima. Però abbiamo una fare adesso. Esatto, abbiamo molto ed è bellissimo nel suo pallonaggio. Vai, Gabriele. Vai.